Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati nella mia carriera. Procediamo con i nostri lavori. Io ho raccolto i vostri commenti per quanto riguarda appunto i punti interrogativi che vi ho posto, che vi ho un attimo portato alla luce nel video scorso, appunto per quanto riguarda la questione tank dell'acqua, per quanto riguarda la questione coltivatore 6-8 metri. Un attimo ho voluto vedere voi cosa pensavate sulle scelte da fare e bene o male eravate più o meno tutti nella mia stessa linea di pensiero. Quindi andiamoci un attimo ad occupare della questione coltivatore. Ho deciso che per il momento mi accontento del 6 metri e lo attaccheremo appunto sotto al nostro 936. Cambieremo gommatura. Ho deciso di gommarlo largo e non doppio per il momento, perché appunto penso che sia più che sufficiente. E per quanto riguarda l'acqua, ragazzi, la volta scorsa non ho citato la questione del laghetto che c'è qui. Non l'ho citata non perché non me ne fossi mai accorto, ma perché non ero mai riuscito a caricare con le botti le cisterne, e ho provato un paio di volte, sono andato quasi praticamente dentro con la botte e sono riuscito a caricare. Quindi il tank lo abbandoniamo e ci prendiamo l'acqua direttamente dal lago, visto che ce l'abbiamo anche qui comodo. Poi, niente. Allora, in questo episodio, appunto, andremo a riconfigurare il 936, andremo ad acquistare il preparatore, il coltivatore, e vi farò vedere un attimo come ho strutturato la questione dei maiali, come ho stoccato le colture dentro l'edificio. Andremo un attimo a risistemare anche il terreno lì vicino, appunto vista la questione patch, quindi andremo un attimo a sistemare quella cosa lì. E poi basta, vi porrò altri miei quesiti, altre mie domande, altre mie idee che mi sono venute in mente, e appunto per sentire la vostra. Allora, oltretutto ho trovato, ragazzi, una zavorra molto molto carina, sempre nel Modab, che ho deciso di acquistare per il 9,36. Eccola qua, è quella da 2800 kg, possiamo acquistare subito. Colore principale, sì, lasciamo colore fend, scusate, il design fend a posto. Colore, sì, dai, teniamo questa della zavorra. Boh, perfetto, compriamo. Ok, bene, poi andiamo a ritirare. Questione cash, questione dolente cash. Abbiamo 55.298 euro. Molti mi hanno consigliato di sbarazzarmi del campo 26, quello che avevamo arato nel primo episodio, se vi ricordate, che è un po' in pendenza, un po' messo lì, un po' scomodo, tra virgolette, e sono d'accordo con voi. Quindi io direi di venderlo, giusto per avere un po' di respiro, anche perché di campi di proprietà, ragazzi, ne abbiamo a sufficienza. Abbiamo il 10, l'11, il 12, il 13, il 21, e poi questi qui vicino alla farm, e anche il 17, appunto, seminato girasoli, quindi lo possiamo anche vendere. Tasto X, ecco qua, vendiamo. Bene, abbiamo 125.000 euro in più, quindi saliamo a 180.000, abbiamo un po' di respiro. Torniamo un attimino allo store, andiamo nella sezione dei coltivatori, scegliamo subito il nostro Horst Tiger 6 metri. Poi eventualmente, ragazzi, se compreremo mezzi da 400 e passa cavalli eccetera, lo vendiamo e procediamo con l'acquisto dell'8 metri, ma appunto vediamo più avanti come si svolge la situazione. Quindi, ok, configurazioni, ragazzi, non ce ne sono, acquistiamo subito per 39.000 euro e a posto. Perfetto, saliamo sul nostro 900. Sulla zavorra, questa zavorra qui, ragazzi, io direi per il momento che ce la possiamo anche tenere, tanto è una zavorra, è sempre, fa sempre comodo. La mettiamo qui, che non rompe le scatole a nessuno. Qua. Bene, andiamo allo store, che prendiamo il coltivatore e riconfiguriamo anche la gommatura del 900. Comunque grazie sempre,
Grazie per l'apprezzamento, davvero. Siete anche veramente in tanti che commentate, vedo che rispondete ai miei quesiti, dite tanto la vostra e davvero veramente grazie tantissime. Ditemi se gli episodi, la durata è troppo lunga, troppo corta, io cerco di star sempre circa sulla mezz'oretta, non voglio andare oltre. Come vi ho detto, sapete che io starei qui anche un'ora, ma viene davvero lunga. Vedo che comunque il tempo vi passa abbastanza bene, quindi insomma non mi faccio troppi problemi, anche se sto magari 5 minuti in più. Eccoci qua. Ormai abbiamo fatto l'abbonamento allo store. Prima di agganciare andiamo a riconfigurare il nostro 900. Ho deciso di tenere 936, di non fare il 39, insomma 360 cavalli per quell'attrezzo sono sufficienti, anche perché di potenza richiesta sono 300. Poi vi dico un'altra cosa per la questione potenza e quant'altro. Configuriamo. Allora, pesi ruote via, pneumatici larghi. E mettiamo anche una zavorratura posteriore, abbiamo 1800 euro in più, cambiamo anche il colore e mettiamo il Nature Green, ecco qua, che è molto più bello questo verde nuovo. Configuriamo per 1800 euro e a posto. Ecco qua la nostra riconfigurazione. Bene, dobbiamo agganciare la zavorra dove ce l'ha spawnata, vediamo. Ecco qua. Perfetto. Volevo dirvi, questione ragazzi, usura eccetera, che vi ho portato un attimo alla luce nel video scorso per la questione della scavapatate eccetera. Ho visto che anche molti di voi hanno notato questa cosa. Io ho notato oltretutto che l'usura va sia in base ovviamente magari alla tipologia di attrezzo, che sia una scavapatate, una scavabietole, una trebbia, un trattore o quant'altro, ma va anche in base al lavoro che fa. Praticamente facendo un 5 ore di trasporto o 5 ore di lavoro in campo, l'usura è differente e oltretutto differenzia anche il rapporto potenza trattore e potenza richiesta dall'attrezzo. Ergo, se mettete un 300 cavalli con un preparatore che ne richiede 600, l'usura del mezzo è praticamente raddoppiata, quindi la questione deperimento è davvero davvero cioè molto variabile in base a come vi comportate con i mezzi e tutto. Insomma, ho notato questa cosa qua perché ovviamente quando ho fatto i test non l'ho detto, non ho detto niente, perché ovviamente queste cose le si vedono giocando, provando e come ben sapete ogni volta ne vedo sempre una di nuova. È veramente ottima sta cosa, fantastica. Bene. Sul nostro campo 11, dopo cosa avevamo prima? Frumento, buon, perfetto, quindi una lavorazione insomma che si accosta alla realtà. Siamo 15 km orari, di sforzo ce n'è un pochino, ma insomma va via molto bene. Io faccio due giri ragazzi come sempre, poi lascio l'helper che andremo a fare i nostri cavoli. Ho notato anche la patch che lascia i fari accesi anche se spegnete il mezzo, che non succedeva prima. E anche c'è anche stata fatta un'impostazione in più nella sezione impostazioni di gioco che riguarda la difficoltà della carriera, che è selezionabile ora direttamente facile, normale, difficile. Poi appunto ve lo farò vedere.
Sono stati migliorati anche dei sound, ho visto anche la questione delle trebbie che c'ha praticamente l'increase RPM quando scarica. Veramente con ste patch, con ste aggiunte, ste migliorie, ragazzi, stanno veramente smussando perfettamente questo gioco e sta venendo fuori una roba veramente fantastica. Sono contento perché vedo molto impegno da parte loro nel migliorare, nel sistemare le cose, e considerate insomma che il gioco non è che sia uscito da mesi, ma è uscito da qualche, sì, ormai da un mese, però sì. Nel giro di un mese avete visto insomma quante cose hanno sistemato, corretto, quindi un pollice in su per il lavoro. Io non so a proposito di pollice in su che lavoro sto facendo, sentiamo se a occhio. Sì, dai, bene. Mi piacerebbe star qui a chiacchierare con voi sul Fender, però insomma andiamo anche a fare dell'altro perché ce n'è di cose da fare. Bene, mi metto già l'helper, ragazzi. Appena si ferma, saliamo giù. Via. Bello anche questo colore natural green. Sì, bravo, magari se eviti di girarti in strada le prossime volte. Bene, allora, qui a posto. Andremo a seminare soia, ragazzi. A proposito di semine, prima che andiamo di là dai maiali, controllando i girasoli, qui sono già cresciuti al secondo stadio di maturazione e stanno già venendo sulle erbacce, quindi bisognerebbe intervenire col dissecante. Però, prima di sganciare la seminatrice dal Valtra e tutto, volevo preparare i campi e proseguire con le semine. Poi sganciamo tutto, riconfiguriamo gli pneumatici, mettiamo gli stretti e ci dedichiamo al diserbo. Dopo il diserbo dobbiamo anche risistemare la botte, munirci di fertilizzante liquido, perché come ben sapete ho fatto una fertilizzazione e concimazione chimica in semina e per fare il 100% abbiamo bisogno di un altro passaggio, perché se andiamo a vedere appunto la questione del fertilizzato, abbiamo solamente il primo stadio di blu e dobbiamo passare un'altra volta con l'irroratrice per fare il 100% di preparazione, diciamo, di fertilizzazione. Ok, comunque, andiamo un attimo dai maiali, vediamo un po' la situazione, vi mostro tutto quanto. Qui devo anche sistemarmi ancora il coso, adesso appunto andremo a fare tutto col tool. Ecco qua. Qui è come ho sistemato, ho fatto i miei depositi, il mio deposito diciamo delle cose che servono per i maiali, quindi abbiamo il mais, qui ho messo l'orzo, poi ho messo la colza e poi ho messo le patate. Qui ho già riempito la nostra botte, ho cambiato la gommatura come qualcuno mi ha sistemato al Manitou, ho messo la gomma tappata e ok. Prima di fare il giro dei nostri maiali andiamo a sistemarci il terreno, quindi selezioniamo il nostro strumento, iniziamo la progettazione. Allora, vediamo di far... Sì, ragazzi miei, molti ho visto che magari hanno confuso questo strumento come strumento di creazione campi. Non lo è, questo è uno strumento di creazione, cioè, scusate, creazione di modellazione del terreno. Se volete farvi un piano rialzato, sistemare eccetera, non si crea un campo. Il campo lo andate a creare con l'aratro, ok? Quindi non fate confusione per quanto riguarda questo strumento. Comunque, poi non so se magari con aggiornamenti eccetera faranno anche l'implemento di creazione campi, ma per il momento le cose sono così. Ok, levighiamo. Ah, e l'erba non cresce quando fate appunto questa questione qui. Boh, perfetto. Levighiamo un po' il tutto. Giriamoci di qua. Sì,
Sì, è uno strumento da usare così per correzioni, per sistemazioni, poi se volete crearvi qualcosa, ma insomma dovete farlo con un po' di criterio, non fare le cose così per fare. È uno strumento, diciamo, delicato. Ok, devo ancora decidere, ragazzi, cosa fare su questo campo qui, anche perché, sì, vi ho detto che volevo fare mezzo seminativo, mezzo, prato. Anche perché dovrei ararlo, visto che c'erano le patate, abbiamo ovviamente dopo patate l'aratura, diciamo, obbligatoria. Ero qui che pensavo tra me e me, questione aratura, di metterla un po' in stand-by perché magari passare a comprare un dissodatore, un arieggiatore in futuro che ci permette di evitare l'aratura. Adesso vedremo più avanti cosa fare. Ok, sì, qua io preparo un po' alla Carlona, ragazzi, poi vedremo cosa deciderò di fare. Tanto alla fine, appunto, con l'aratro si può sempre sistemare tutto. Adesso sto smussando un attimino così velocemente. Maiali, ragazzi, devono ancora essere proprio nutriti del tutto, devono ancora essere avviati perché sapete che senza registrare, senza mostrarvi cosa faccio, non faccio niente e la carriera rimane quasi sempre ferma a come l'ho fermata nei video. Quindi mi piace, insomma, fare le cose insieme a voi, mostrarvi cosa faccio senza fare niente, diciamo, quasi niente all'oscuro. Ok, dai, ci siamo quasi. Abbiamo sistemato insomma abbastanza bene, giusto per far saltare via quei odiosi scalini del terreno. Ok, perfetto. Bene, volevo un attimo anche fare un po' di piazzale qui, fare un po' di cemento, magari quando entriamo con i rimorchi per girarci, per quando andiamo a scaricare qui, farlo un attimino, sì, solo su sto pezzo qua, qui lasciamo l'erba perché volevo poi tirar dritto, fare una linea qui e riseminare appunto tutta l'erba, fare un po' un prato, fare un angolino, quindi direi di fare qualche metro con la questione delle piastre, cioè del cemento. Vediamo, allora cambiamo, facciamo dipingere, scegliamo, dovrebbe essere questo il sì, boh, perfetto. Ok, andiamo fino a qua. Abbiamo combinato, potrei andare anche un po' più avanti, sì, dai. Anche fino a qua. Ok, sì, così lasciamo un po' di cortile così. Ok, perfetto. Oh, mi piace. Bene, qua appunto aro, faccio un po' di aratura, sistemo il terreno e magari poi andremo in semina. Visto che sono qui, prima di andare nella questione maiali, mi era venuto in mente anche di magari prossimamente cosa dite se piazziamo le pecore, magari ce le mettiamo qui. Tanto non sono molto dispendiose, hanno bisogno un attimino d'erba fresca, d'acqua.
ci danno la lana e insomma sono sempre fonte di reddito. Volevo magari piazzarle qui vicino, visto che comunque di prato ne abbiamo, abbiamo il pezzo, il campo lì vicino alla farm e possiamo usare quello per far l'erba. E niente, ditemi voi se può garbarvi l'idea di metterle qui, insomma, avere tutti gli animali vicini, non fare farm di qua e di là, a destra manca nella mappa, perché poi diventa un attimo macchinoso spostarsi avanti e indietro. E basta, ditemi se vi può piacere l'idea, magari prossimamente quando avremo un po', di finanze le mettiamo giù. Ottimo, allora andiamo a dar l'acqua ai nostri maiali che saranno ben assetati. Io vado, faccio tutto col manitou. Vediamo se abbiamo fatto un bel lavoro qui col terreno. È accettabile. Sì, dai. Bene, scarichiamo l'acqua. Boh, perfetto, ho terminato. Siamo qua, vediamo se è a posto. Sì, dai, buono. Ottimo, ottimo. Facciamo un attimino la botte fuori. Sì, qui mi sembra abbastanza ideale come ho strutturato la questione dello stoccaggio. Insomma, non mi sembra male. Qui sento il bisogno di CSZ con una bella benna da 4.000, perché questa qui dobbiamo fare veramente 50.000 giri. Con la quantità di maiali che ho al momento, in teoria ci vogliono quasi 7-8.000, mi sembra, di quantità. Andiamo a vedere, così possiamo vederlo anche in tempo reale. Ecco qua. Vedete, siamo ancora in rosso. Sì, adesso ovviamente ne ho scaricate un. Cioè, ho scaricato poco materiale, tanto così per farvi vedere un po' come ho strutturato il tutto. Poi dovrò fare degli scarichi un po' più corposi, perché sta veramente presto a finire. A parte che comunque quando abbiamo riempito la mangiatoia completamente di tutto per un po' di giorni siamo a posto, quindi abbiamo anche tempo per rifarci i trasporti. Quando li abbiamo nutriti li lasciamo lì con calma, che si riproducano, che facciano il loro liquame. Per il momento appunto l'etame non viene prodotto perché, come ben sapete, serve la paglia e attualmente non ne abbiamo. Vedete, siamo a 5.000 più o meno a metà, sì, da 10.000 serve per far tutto. Ok. Ultimo scarico, ragazzi, poi ovviamente mi arrangerò, che non sto qua mezz'ora a andare avanti e indietro col manitou. Ecco, ormai abbiamo riempito. Sì, dai, più o meno ci siamo. Ottimo! Fermo un attimo qui il telescopico. Ragazzi, visto che siamo andati dentro nella sezione qui delle impostazioni, vi faccio vedere quello che vi ho detto prima, l'impostazione della carriera. Vedete che è stata aggiunta questa voce difficoltà economica. La difficoltà economica incide sui prezzi di acquisto e di vendita. Anche il ricavo delle missioni si basa su questo fattore. Quindi ottima cosa, ottima aggiunta. Potete settarvi la vostra carriera come vi pare piace. Se siete in difficile, volete un po' di
cash dalle missioni, eccetera, potete appunto scegliere e cambiare la vostra modalità. Io ora resto in normale. Perfetto, ottimo. Qui abbiamo avviato un po' il tutto, poi appunto terminerò. Mamma mia, guardate erbacce che stanno venendo su qua. Beh, questo ormai è andato perché non possiamo più far nulla. Com'è messo il 9,36? Beh, dai, di strada ne ha fatta. Via, va bene. Un bel andazzo. Ok, io salgo un attimo su. Molti, cioè molti, ho visto alcune persone che mi hanno fatto una domanda per quanto riguarda la differenza di utilizzo di dischiera, coltivatore, dissodatore, eccetera, chiedendomi la differenza nella realtà e in farming. Beh, la questione in farming cambia ben poco, se non che appunto la questione coltivatori, scusate, la questione di dissodatura. Gli arieggiatori, scusate, mamma mia, quanti nomi. Gli arieggiatori, questi qui fanno la funzione di un preparatore, nel senso di texture, lasciano la texture come la lascia i coltivatori e gli erpici a dischi, però appunto sostituiscono l'aratura. Vedete che un arieggiatore prepara i campi per la prossima semina, può essere usato al posto di un aratro. Quindi nei campi dove c'è aratura richiesta, eccetera, potete passare direttamente con questo. Non serve che passate anche il coltivatore e fate anche l'aratura insieme, quindi fa un passaggio e due funzioni. È per questo che l'aratura la lascio un po' in stand-by, perché appunto questo strumento qui mi può tornare veramente veramente utile, soprattutto il cultiplo vuotometri. Però sì, ci servono 420 cavalli, però uno strumento insomma fa 12 metri di lavoro, evita la ratura e è ottimo secondo me. Quindi appunto vedremo in futuro se acquistare anche uno di questi per usarlo nei punti dove c'è la ratura richiesta, quindi dopo mais, dopo bietole, dopo patate, dopo canapa. Beh, ma scusate, canapa, canna da zucchero, che non è il nostro caso, ma comunque insomma usarlo nei momenti e nei punti dove è da usare. Nella realtà, ragazzi miei, è un po' difficile. Un attimo che licenzio l'herpe, così prendiamo un po' di cash, a parte che è anche finito, ma dai, facciamo un po' di guida. Nella realtà è un po' difficile darvi una risposta, nel senso che ogni preparatore, ogni coltivatore ha utilizzi diversi, nel senso dipende dal tipo di terra, dipende da cosa volete seminare, dipende da cosa c'era seminato prima. Ci sono veramente tantissimi fattori che influiscono nella scelta dell'attrezzo da usare, quindi la risposta non è facile, non è facile, dipende tantissimissimo dal momento in cui lo si usa, dalla tipologia di terreno, da cosa si vuole fare, veramente tanti fattori. Comunque grazie che mi chiedete un po' di informazioni reali, eccetera. Chiedetemi pure, fatemi domande, non vi preoccupate, perché appunto a me piace sentire la vostra, sentire le vostre domande, piace rispondervi e tutto, piace chiacchierare, sapete che sarei qui veramente tanto tanto tempo con voi, ma insomma preferisco un attimo tagliare un po' il tutto, perché sennò veramente viene lunga. Bene, abbiamo fatto anche un bel lavoro, insomma sono stati anche veloci. Manca un po' di capezzagna, abbiamo lasciato indietro un pezzettino. Metteremo subito in semina, metteremo giù soia qui. La capezzagna, calcolo, non ho neanche guardato come era presa la capezzagna in su. Finiamo questa, poi andiamo in velocità a vedere, se no andiamo a completarla. Guardate l'usura, com'è andata, come comincia ad andare giù veramente alle svelte.
in rapporto alle ore a cosa abbiamo fatto finora col 936, perché abbiamo fatto praticamente sempre trasporti finora. Lasciamo un attimo acceso, ragazzi, andiamo a vedere su in velocità com'è preso la capezzagna. Questo è il pezzo che avevo lasciato io. Vabbè, dai, facciamo una corsa, andiamo un attimo a sistemarla. Richiudiamo un attimo, andiamo per strada. Io avrei anche il campo lì, il 13 da fare. Potrei anche già mettere, potrei anche preparare quello. Sì, dai, che possiamo fare una semina anche in quello lì, visto che abbiamo già il preparatore agganciato, coltivatore, preparatore, insomma. Rimasto indietro un centimetro, cacchio. Ok, perfetto. Bene. Dirigiamoci, dai, al campo a lato, che così lascio lì il 900, poi magari mi metto a prepararlo io, magari nella prossima puntata lo vedrete anche magari già seminato e preparato. Preparato e seminato, scusate. Ok. Avevo anche già iniziato, sì, perché questo qui era il pezzo dove avevo provato l'attrezzo nel test. Boh, dai, siamo qua al 100. Che macchina, però. Gommato largo così fa... che bestia, che bestia. Quindi, torniamo in farm, andiamo a prendere il nostro Valtra, la possiamo anche già mettere in semina, sì, boh, perfetto, saliamo su. Selezioniamo la soia, eccola qua. Avevo anche la seminatrice giù, mi pareva. Qui, per quanto riguarda le trebbiature, ragazzi, io manderò un po' avanti a scaglioni i pezzi, cioè le colture, quindi magari nella prossima ci saranno i girasoli pronti e... oddio, sono andato all'entrata di qua. Ci saranno i girasoli pronti e magari nell'altra ancora faremo la soia, insomma faremo trebbiature alternate un po' alla volta, insomma non voglio fare un episodio che con mezz'ora di trebbia. Faremo un po', sì, un po' uno, un po' l'altro. Ok. Bene. Lasciamo l'helper. Scendiamo. Ok. Fertilizzazione a posto, 50% è ottimo.
Bene, a questo punto io direi che posso anche terminare qui, vediamo i nostri maiali come stanno procedendo. Bon, perfetto, vabbè, riproduzione lasciamo stare, abbiamo un valore che si modifica col tempo. Ok, bene. Ragazzi, termino qui, ditemi se magari volete evitare di vedere che combatto le erbacce, che fertilizzo, magari queste lavorazioni qui, ditemi se posso farle anche senza farvele vedere, insomma, ben avete visto come funziona e quant'altro, insomma, tante cose le posso fare anche senza registrare, senza fare magari episodi ripetitivi o lavori ripetitivi. Ditemi se posso andare avanti. Se non volete, faccio meno e registro mentre faccio i lavori. Se no, ditemi: bon, killer, fertilizzazioni, diserbi, falli, preparazione del campo. Una volta che ne hai fatto vedere, una volta fallo lo stesso, tipo questo qui fallo in ogni caso, e basta. Quindi, io vi ringrazio per l'attenzione, voglio appunto sapere la vostra per quanto riguarda l'ipotetico piazzamento delle pecore, come avevo un attimo detto prima, se vi va l'idea, giusto, possiamo mettercele qua senza nessun problema, non rompono le scatole, non sono molto dispendiose, e basta, ditemi appunto, fatemi sapere queste cose qui. Io vi ringrazio davvero tanto per l'attenzione, vi ringrazio sempre tantissimo per apprezzamento di questa mia carriera barra appunto serie, e basta, ditemi se vi è piaciuto tutto quanto. Vi lascio, vi ringrazio e ci sentiamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao!